Ciao a tutti ragazzi e bentornati al canale. Oggi volevo parlare di un paio di cose. La prima sono i vostri consigli. Ho ricevuto parecchi consigli in seguito ai video che ho pubblicato e oggi volevo vedere con voi i tre principali consigli che mi sono stati dati, diciamo, più frequentemente ed anche quelli che ho ritenuto più utili, diciamo, in queste prime fasi iniziali di questa apicoltura che parte da zero. Quindi, uno dei consigli che ricordo che qualcuno mi aveva detto nei commenti era quello di non continuare ad appoggiare la leva ogni volta che tiravo sui telaini, perché io avevo questo vizio di tirare sul telaino, una volta sfilato, appoggiare la leva, guardare il telaino e poi riprendere la leva. Chiaramente questo qui non è un'ottimizzazione del gesto, quindi sicuramente è meglio sfilare e tirare sul telaino con la leva già in mano, in modo che se dovete scellare avete già la leva in mano, quindi evitate un movimento. Quindi questo è sicuramente un consiglio molto utile che può sembrare banale chiaramente per i più esperti, ma per chi non ha mai fatto nulla del genere è un consiglio che secondo me è utile per iniziare. L'altro consiglio che ho ricevuto in molti commenti è quello di acquistare la pinza estrae telaini. Allora, devo dire che in realtà io la pinza estrae telaini già la conoscevo, però ho aspettato a prenderla perché secondo me, come tutte le cose, è meglio partire con gli strumenti basici, proprio basici in assoluto. Quindi la leva è lo strumento basico in assoluto che serve sempre. Quindi meglio fare un po' di esperienza con la leva e poi passare alla pinza leva telaini. Con la leva si fa tutto, con la pinza leva telaini non si fa tutto, quindi questa è un attrezzo completo. Questa è un attrezzo comodo, ma che comunque ha bisogno sempre di questa, tendenzialmente. Quindi, se volete fare un'apicoltura molto minimalista, è sufficiente questa. Quindi oggi andrò a provare questa famosissima pinza estrae telaini, che credo mi aiuterà anche nel riuscire a fare delle riprese migliori, perché mi consentirà proprio di poter esporre in modo più semplice il favo. L'altro consiglio che ho ricevuto nell'ultimo video, più di uno di voi mi ha consigliato questa cosa, visto questo errore che ho commesso. Come avete visto nell'ultimo video, le mie api erano estremamente agitate. Normalmente sono molto agitate e tendono a fare molto baccano, insomma, soprattutto la famiglia centrale che è molto numerosa e probabilmente anche magari un pochino di indole aggressiva. Ma può essere anche che sia io a commettere degli errori. Quindi l'errore che ho commesso è stato quello di lavorare con tutti i telaini inseriti, poiché lavorando con poco spazio, sfilando il telaino, si tende a schiacciare le api tra un telaino e l'altro e sfilandole. Effettivamente ho notato anche una certa resistenza perché proprio le api sfregano tra di loro e quindi questo gesto sicuramente le fa incazzare di brutto. Quindi ho scoperto che molti di voi lavorano su 9 telaini, neanche su 10. Quindi non è per forza necessario avere l'arnia completa con 10 telaini, ma è anche forse meglio averne 9 più un diaframma. I diaframmi ce li ho sempre inseriti. Quindi adesso valuterò, probabilmente può essere che inizierò a lavorare anch'io su 9 telaini più il diaframma. Cosa devo fare? Che siano 10 telaini o che siano 9 telaini più il diaframma, sfilo il diaframma o l'ultimo telaino, lo tiro via dall'arnia e così ho uno spazio. Da quello spazio posso fare leva e sfilare il telaino dal lato libero. Quindi le api non strisceranno più dal lato coperto da api da un lato e dall'altro dei due favi, ma verranno traslate e poi sollevate. Quindi questa operazione presumibilmente farà incazzare meno le api. Quindi oggi effettuerò questa prova. Ripeto, questa è sicuramente una cosa che molti di voi danno per scontata, molti che fanno apicoltura la danno per scontata, ma per me non lo è. Quindi oggi andiamo a vedere questa cosa. E poi volevo anche iniziare ad accennarvi, dato che questo è una serie video che non vuole essere
improntata proprio sulla tecnica dell'apicoltura, ma è fatta proprio per neofiti, per chi deve cominciare da zero e non ne sa niente, quindi pensavo di un pochino farvi capire meglio anche il meccanismo della famiglia ad api, dello sciame, dell'alveare, dando delle nozioni base su proprio come funziona la famiglia d'api. Io avevo preso questo libro, che penso che sia un must have che tutti più o meno gli apicoltori hanno, penso che le letture più famose siano questa più un altro paio, vi lascio il link in descrizione nel caso vi interessasse acquistarlo. Devo dire che questo libro fornisce tutto quello che vi serve per gestire le vostre api, ma devo dire che per un neofita assoluto, cioè uno che non ha mai fatto un corso, non ha mai visto nulla di apicoltura al di là dei video, è stato un pochino complicato comprendere tutti i meccanismi, perché è molto teorico, ma poi a livello pratico mancano delle cose molto basiche che sicuramente un apicoltore professionista dà per scontato, ma che una persona che è agli inizi invece magari ha difficoltà a capire. Quindi oggi volevo vedere un attimino anche il discorso delle fasi di sviluppo delle api, perché è una cosa fondamentale anche per fare dei calcoli, cioè è per capire anche e leggere meglio il favo. Sappiamo che l'alveare è composto da api operaie, fuchi e ape regina. L'ape operaia viene deposta dalla regina come uovo e rimane in stato di uovo per 3 giorni. Dopo il terzo giorno, fino all'ottavo giorno, rimane in stato larvale. Quindi se noi vediamo delle larve all'interno delle cellette del favo, sappiamo che sono api operaie che hanno dai 4 agli 8 giorni. Quindi sappiamo che la regina avrà deposto, se abbiamo una larva al primo giorno, quindi al quarto giorno dopo la deposizione, sappiamo che la regina ha deposto 4 giorni prima. Se ce l'abbiamo più grossa, che occupa tutta la celletta, sapremo che avrà 8 giorni, quindi sapremo che la regina ha deposto 8 giorni prima. Quindi già ci può dare un riferimento su ciò che ha fatto in modo indiretto la regina, nel caso non la riuscissimo a vedere, come nel mio caso in un'area non sono riuscito a vedere la regina, ma ho visto la covata, quindi sappiamo che la regina c'è. Dall'ottavo giorno fino al 20° giorno c'è la metamorfosi, cioè la larva nella celletta viene chiusa, viene opercolata, la larva si trasforma, diventa pupa, diventa alla fine ape, e al 21° giorno nasce. Quindi per nascere un'ape operaia ci mette 21 giorni. Il ciclo di vita dell'ape operaia dal 21° giorno durerà circa 55 giorni. E questo perché è fondamentale conoscerla questa fase? Perché nel mio caso, ad esempio, io punterò alla fioritura del castagno per produrre, si spera, del miele di castagno. Quindi so che, guardando questo semplice schemino, molto interessante, che l'ape nel corso della sua vita compie una serie di operazioni. L'ape lavora tutta la sua vita fino a che muore sfinita, praticamente, perché è così, la vita dell'ape operaia è così, lavora fino a morire. Quindi i primi giorni avrà determinati compiti, la pulizia delle celle, la nutrizione delle larve con polline e miele, eccetera eccetera. Diciamo che i primi 21 giorni di vita vengono svolti dall'ape operaia all'interno dell'arnia. Dal 21° giorno l'ape esce dall'arnia ed effettua le operazioni al di fuori dell'arnia. Quindi va a fare provviste d'acqua, va a esplorare i dintorni, raccoglie nettare, raccoglie polline, comunica alle altre bottinatrici dove andare. Insomma, si viene a creare questa interconnessione tra le api bottinatrici che vanno in giro a recuperare tutto quello che serve per nutrire l'alveare. Quindi noi sappiamo indicativamente che dal 40° giorno le api potrebbero potenzialmente iniziare a produrre del miele. Quindi
le api che io vedrò, le uova o le larvette che vedrò deposte al giorno d'oggi, tra 21 giorni diventeranno delle api, circa in base allo stadio in cui le troverò, e tra altri 20 e qualcosa giorni inizieranno ad uscire dall'arnia e andranno a recuperare in giro del miele. Quindi io so che le mie api che vedo adesso deposte all'interno del favo saranno pronte tra circa un mese e mezzo. Quindi siamo oggi al 9 maggio, presumibilmente il castagno qui fiorirà da metà giugno in poi, quindi diciamo che già oggi posso avere una fotografia di quello che avrò più o meno tra un mese e mezzo. Questo è quello che credo di aver capito io. Quindi queste sono cose che si trovano sui libri, fanno parte della fase di studio che è imprescindibile se volete fare un po' di apicoltura, quindi bisogna assolutamente studiare. Si parte dal libro, poi con la pratica si impara con l'esperienza e si spera. Chiaramente non è che leggete il libro e non fate errori, perché lo vedete, sto facendo errori, vengo corretto. Comunque l'importante è cercare di capire tutto il sistema di funzionamento dell'alveare. Quindi oggi andrò a fare una ulteriore visita, la mia visita settimanale. Non credo di trovare grandissime novità. Darò un'occhiata al solito discorso delle scorte, delle celle reali e la costruzione dei favi. Metterò in pratica i vostri consigli. E dato che la settimana prossima si prospetta un'altra settimana di maltempo, perché qua, essendo in montagna, il tempo è molto capriccioso e quindi è molto difficile avere settimane di tempo stabile costantemente, quindi dovrò valutare in base anche alla situazione delle scorte se eventualmente dare ancora un po' di sciroppo o se lasciare così. Vediamo. Ok, io andrei subito a provare sull'arnia la più forte, nonché quella più incazzata. Bene, effettivamente dal primo telino estratto tutto molto più tranquillo. Qua vedo un po' di miele e polline, parecchio polline, un po' di covata centrale, poche scorte. Qui c'è molta covata opercolata, larve. Insomma, la regina si è sbizzarrita a deporre sul foglio cereo nuovo, scusate. Celle non ne vedo. Ecco, vedete che ho fatto qualche movimento che a loro non è piaciuto e già si sono un pochino agitate.
Sinceramente non mi sto trovando benissimo con questa leva, fa male alla mano o non la sto usando correttamente. Beh, il cereo è costruito, un po' smangiucchiato lì sotto. Ma direi di passare a visitare la famiglia che è più chiavica in assoluto, nonché anche quella più tranquilla. Ah, cazzo, pieno di formiche, ragazzi. Perché ho lasciato il nutritore. Saranno un problema le formiche? Non lo so, ve lo chiedo. Quella, parecchie scorte qui, abbiamo parecchio miele. Vedo tante operaie che danzano. Vedete queste come sono molto più tranquille. Molto, molto più tranquille. Quelle che mi stanno ronzando addosso ancora sono quelle di prima. Comunque qua abbiamo parecchio miele. C'è un abbozzino qui, è vuoto. Tutto bene qui. Vediamo se qui hanno costruito, perché questa era un po' che avevo fatto l'errore l'altra volta di mettere due fogli cerei uno attaccato all'altro, poi ho sistemato la cosa. Vediamo un pochino cosa hanno fatto, se hanno fatto. Allora, questo è bello costruito. Da questa parte non vedo covata. Niente covata, però l'hanno costruito, l'hanno tirato, insomma. Poca covata. Speriamo di trovare covata qui.
qui la covata c'è. Beh, qui sì, qua andiamo bene, qua c'è molta covata. Sembra strano che la regina non deponga. Sui telaini di cera nuova. Ah, ma che bella covata qui. Ah, allora deponi. Non depone su quelli. Su quelli tutti a sinistra che avevo messo uno attaccato all'altro e che poi ho spostato. Quello che vi spiegavo prima e che si vede molto bene in questo favo che è stato costruito di recente, sempre che si riesca a prenderlo, vedete qua c'è la covata opercolata delle operaie e di fianco qua ci sono le larvette a C che praticamente in base alla dimensione della larvetta arrivano dal quarto giorno in poi fino al momento in cui la larva viene opercolata e poi alla nascita, al 21° giorno, vedremo sbucare fuori la testina dell'ape, toglierà il cappuccio dell'opercolo, diciamo, e nascerà. Molto spesso capita di vederle nascere in diretta. Qua vedete che ci sono api che hanno polline sulle zampe. Niente, qui stanno lavorando bene. Dunque, cosa è emerso dalla visita di oggi? Allora, nessuna particolare e incredibile novità, a parte che mi piacciono le IPA, se non si era capito. Comunque, ho applicato la tecnica che mi avete consigliato, ho notato grandi miglioramenti soprattutto per maneggiare i telaini, però mi sembra un dato assodato ormai che la famiglia centrale sia posseduta dal demonio e non ci sia niente da fare, perché qualsiasi minimo errore la fanno pagare molto duramente. Credo che sia la loro indole, evidentemente è la famiglia più forte, è quella che sta lavorando veramente in modo prepotente, quindi me la devo tenere così, evidentemente va bene così. I lavori dell'apiario, delle mie apine, stanno procedendo abbastanza bene, vedo che stanno importando abbastanza nettare, polline, la covata c'è, niente di prepotente, niente di eclatante, comunque vedo che comunque tutto va abbastanza bene. E quindi niente, dobbiamo solo augurarci che il meteo ci aiuti e ci assista e di arrivare belli forti alla fioritura del castagno. Per quanto riguarda invece la leva estrai telaini, ho dei dubbi, nel senso che non mi sono trovato molto bene come primo utilizzo, magari devo farci la mano, devo capire meglio un attimino come usarla, però a me sembra un pochino una cagata, perché si è anche rotta subito, quindi insomma, vabbè, ho pagato 9 euro, vabbè, al momento direi 9 euro buttati,
la riparerò chiaramente adesso e le darò un'altra possibilità. Però devo dire che mi sto trovando bene adesso che ci ho preso la mano con la leva, e anche per girare i favi, mostrarli alla videocamera, ci ho preso abbastanza la mano, quindi non è fondamentale utilizzare questa. Comunque ripeto, darò un'altra possibilità a questa pinza. Bene, per questo video è tutto, vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di seguirmi su Instagram se vi va, quindi ci vediamo al prossimo video di apicoltura forse o di qualcos'altro, vedremo. Ciao a tutti!